Della Fiste a tutti ragazzi, buongiorno. Quinta giornata di Fanta Squadre su FIFA. È uscito non tanto tempo fa, ovviamente deve uscire una settimana e anche due con le tune infrasettimanali di video appunto dove le nostre Fanta Squadre vanno a scontrarsi su FIFA, indipendentemente dal risultato ottenuto sul Fantacalcio. Tanto ecco la classifica all'ultima partita giocata dell'episodio scorso, Aston Villa ci salute che domina la classifica. Squadra Praga era accattati a un punto con 0 partite, Lovragna e Roma a 0 punti. Per chi si fosse perso il primo episodio, ragazzi, ora giornata 4, può tranquillamente andarsela a vedere. E ragazzi, vi dico già che nell'episodio precedente, insomma, c'è una partita che non è stata disputata perché il titolare della squadra si è dimenticato di schierare le formazioni. Questa volta, infatti, vedete che il video è più lungo, tutto ok, si svolgeranno tutte e tre le partite. E ragazzi, quello che vedete sullo schermo adesso in porta è Palomino dell'Atalanta, perché questa è la sorpresa di cui vi ho parlato più o meno verso la fine del video scorso, perché purtroppo, avendo tre portieri, Donnarumma che è stato positivo al Covid, Strakosch che non ha giocato perché ha giocato Reina contro il Bologna, e Antonio Donnarumma non ha giocato perché ha giocato Tatarusano. Lasciamo perdere. Sono senza portieri, quindi ho messo la prima riserva in difesa, l'ho messa in porta, ovviamente col grosso rischio di penalizzazione, ovviamente, sui tiri degli avversari. Leggo come sempre prima panchinari perché non so perché la Champions League me li mette in ordine di numero: Sirugo, Quadrato, Mancini, Faraone, Brozovic, Bastoni e Barro in panchina. Titolari: Handanovic, Incolù, Toloi, Gosens, Pasalic, Vidal, Bonaventura, Locatelli, Quagliarella, Caputo e il Ciolito Simeone per l'Aston Birra. Per la mia AC Salute, ragazzi, appunto, non è segnato qua il portiere. Sostituti sono Strakosch, Donnarumma, Godin, Castiglieco, Lukaku, Perisic e Pandev. Palomino, Hernandez, Romagnoli, Manolas, Dim City, Kessié, Gomez, Bennacer, Insigne, Osimhen e Lautaro Martinez. I portieri comunque ci sono in panchina, ragazzi, perché avevo finito di serve, non sapevo veramente chi mettere. Di solito i portieri sono quelli che non entrano. Minuto 5. Ciolito Simeone. Questo specie di tiro cross pallonetto non si sa, finisce fuori. Minuto 10. Calcio di punizione per il Milan. Per la C Salute. Cartellino giallo per Vidal. La punizione non ha avuto effetto da quel che ricordo. Però comunque ho fatto, diciamo, ho tutta una clip del fatto che Vidal è stato ammonito. Minuto 13, questo lancio lungo, Handanovic c'è. Si va avanti al 20esimo, Kulu sbaglia questo passaggio, Gomez cerca Osimhen, riprende la palla, ancora Papu Gomez, fa il destro, Handanovic tocca, ma non basta. 1-0 per la mia AC Salute ed è il primo gol di Gomez in campionato dopo la doppietta di Lukaku e il gol di Perisic nella partita scorsa. Vi invito, ragazzi, ad andarli a vedere sotto la voce episodio precedente. Qua doppio errore della difesa perché che regala la palla due volte al Papu Gomez, la seconda non perdona e fa la rete dell'1-0 per la mia AC Salute. Ci sarà un cambio di squadre, lo annuncio adesso, ci sarà un cambio di formazioni, di squadre, di divise dalla prossima settimana. Quindi vi consiglio di stare molto aggiornati sui video che escono sul canale. Non è un'opera di convincimento, però è un consiglio. Al 25esimo come centro per Osimhen risponde benissimo a questo tiro Samir Handanovic. Partita che dunque resta in piedi. Si va avanti, dopo il replay di Handanovic dovremmo andare al 27esimo con Insigne dentro perché sì, ancora il portiere dell'Aston Villa e dell'Inter, quindi veste insomma la sua casacca. 35esimo, Quagliarella per Vidal, adesso da fuori. Purtroppo ragazzi il portiere è quel che è. Vidal fa 1-1, prima viene ammonito, poi segna. Poi mentre con Donnarumma o Strakosch in porta questo tiro non sarebbe assolutamente entrato, però siamo ridotti così. Io metto in campo e provo a mettere in panchina giocatori che hanno giocato le partite, anche perché
uno sarebbe meno realistico, mettersi più forti, e due, ci sarebbero comunque le stesse formazioni ogni episodio, già che gli episodi, vi avverto che saranno piuttosto ripetitivi, mettere anche le stesse formazioni, ragazzi, sarebbe veramente da suicidio. Vidal fa 1-1 al 33esimo e la partita è di nuovo in bilico. A Cisrute, che aveva toccato i 6 punti, adesso viene riportato giù a 4 dal gol di Arturo Vidal. 37esimo, questo fallo di Bennacer, punito anche egli col cartellino giallo. Stanno fioccando, ragazzi, veramente un sacco di cartellini. Dopo che, da quel che ricordo, non è stato estratto neanche uno nell'episodio precedente. Quindi, insomma, caratteristica di questa nuova giornata. Tra l'altro, vedrete dopo anche altre cose che non sono spuntate la giornata scorsa. Quindi, diciamo che realismo, ecco, comincia a venire fuori piano piano. Punizione per l'Aston Villa, la batterà Fabio Quagliarella. Ora non ricordo come andrà a finire questa punizione. Non mi sembra che abbia segnato. Lascia a Vidal che calcia prendendo la traversa e poi Manolas mette fuori. 40esimo, Osimhen la rimette dentro per Papu Gomez che calcia col destro. Handanovic addirittura blocca. E ragazzi, con un portiere buono anche dall'altra parte, si parlerebbe di un risultato diverso. Qua dentro l'insidi per Osimhen, ma la posizione dell'attaccante realmente del Napoli era fortemente, ragazzi, irregolare, si vede benissimo. Quindi si riparte dal portiere. Gomez, recupero dentro, Bennacer, galoppata, libero, buco difensivo, fa 2-1 per la mia squadra. Gol di Bennacer, ragazzi, è una cosa veramente rara, come vedere una volta il gol di Gattuso. Ovviamente non si possono assolutamente paragonare questi due giocatori. Però, ragazzi, veramente indisturbato, approfitta del buco difensivo tra Pasalic, Kulù e Toloi e infila Handanovic, uno dei pochi gol, ragazzi, del portiere non tocca e la palla entra direttamente qua. Non penso veramente che potesse farci qualcosa nell'immediato l'estremo difensore della Stombir. Si riparte 2-1 e dovremmo andare appunto all'intervallo. Skippo direttamente nella prima occasione della ripresa, come faccio sempre, se no, ragazzi, veramente diventerebbe una cosa estremamente lunga, che già lo è, perché insomma le partite durano 10 minuti a tempo, gli highlights sono lunghi e cerco di mettere l'azione salienti, però veramente certe cose non le posso lasciare fuori. Andiamo avanti appena vuole. Appunto, al 60esimo Vidal mette dentro questa palla. Hernandez compie un mezzo miracolo. 64esimo Quagliarella dentro sempre. Stavolta Palomino si allunga e la mette in angolo. 70esimo Caputo dentro per Vidal. Esce benissimo per quel che può fare Palomino e mette in angolo. 71esimo Vidal calcio di destro appena fuori. Qua veramente la Stombira sta spingendo in una maniera impressionante, impressionante. Sta veramente mettendo le corde la mia AC Salute. Adesso vediamo appunto il play di Vidal. Si va allo 79esimo. Finalmente un'azione nostra. E Lautaro Martinez con un'incornata veramente si divora il 3-1. E qua avrebbe veramente potuto mettere la partita in seria, seria discesa. Ora qua si va ancora più avanti all'82esimo, cross di Lautaro Martinez dentro, mette fuori Toloi che si ditesta per Papu Gomez. Qua miracolo di Handanovic a Cisalute che merita il 3-1. Secondo me lo merita assolutamente, anche perché per l'occasione che ha avuto intanto è entrato Lukaku per sempre la mia squadra. E adesso, ragazzi, 89esimo, Cuadrado, galoppata delle sue, la mette dentro per gol senza rimorchio. E fa 2-2, ragazzi, veramente inaspettato un gol così, perché stava dopo qualche piccola ripresa dell'Aston Villa, la Cisalute era veramente arrivata vicino a chiudere la partita. E invece tutti si aspettavano la palla per Caputo, invece la dà dietro a Gosens e il difensore dell'Atalanta fa
fa 2-2, quindi riporta la propria squadra a 4 punti, riporta Giulia Cisalute a 4. E che ragazzi, così si va che dovrebbe andare negli spogliatoi, non so se ci sono altre occasioni. Mi pare di no. Ora vediamo. No, c'è un'occasione al terzo minuto di recupero. Lukaku davanti a Handanovic fallisce. E qua si va appunto tutti sotto la doccia, come dice Fabio Caressa. Sono risultati 2-2, appunto la classifica adesso a Stombina Cisalute, sempre dominante a 4 punti, squadra Praga raccattati a 1 punto, Blaugrana e FC Roma a 0 punti, perché devono ancora giocare, appunto sono le partite che adesso andremo a vedere. La seconda, lo stadio del Borussia Mönchengladbach, se non vado errato, Borussia Park esatto, Nizza-Roma, ovvero Squarta Praga, FC Roma. 1 punto per lo Squarta Praga, 1 punto per l'FC Roma. Sarebbe stato un po' più carino usare lo Sparta Praga, però ho chiesto ragazzi. Prima ho fatto delle formazioni molto simili ai propri colori, ai colori della propria squadra preferita. Durante questa settimana ho chiesto che formazioni volessero dal prossimo episodio in poi, e infatti è per quello che ci sarà un cambio di formazioni dal prossimo episodio in poi, quindi. Ragazzi, non perdetelo, saranno squadre, vi dico già, più forti, più competitive, più clickbait. Quindi, ragazzi, vi consiglio di veramente, veramente andarle a vedere. Io della Champions, qua potete ammirare Scesi, ragazzi, soldi in campionato per la Squarta Praga. E soldi in campionato, ragazzi, e hanno già un punto. Lo so che potrebbe essere la mente sana, ma ripeto, l'app del Fantacalcio, non avendo schierato la formazione, ma comunque quell'altro non avendo segnato gol, ha dato un punto a testa. Ecco la formazione dello Squarta Praga. In panchina hanno Consigli, De Paul, Verdi, Ferrari, Gagliolo, Callejon e Boga. Titolari: Szczęsny, Bonucci, Koulibaly, Milenkovic, Pereira, Juricic, Mkhitaryan, Castrovilli, Morata, Immobile e Berardi. Facilebbe essere la foto di gruppo di rito, se non vado errato, esatto. Come ormai si ripete in tutti gli episodi. E qua l'FC Roma, che arriva veramente da una sconfitta pesante per 3 reti a 0 contro l'Aston Villa nel video precedente. Vi consiglio, ragazzi, come sempre, di andarlo a vedere, perché comunque nel video precedente c'è anche il discorso introduttivo dove spiego di cosa si tratta questa serie qua. L'FC Roma va in campo con, da dove panchina, con Silvestri, Ramsey, Muriel, Derun, D'Ambrosio, Zappacosta e Puglia. Titolari: Mirante, Adebor, Ibáñez, Scardiola, Soriano, Barella, Veretout, Politano, Duván, Zapata, Mertens e João Pedro. Non a titolare Dzeko, ma a titolare Dries Mertens. Si parte, ragazzi, al terzo minuto, subito, Juricic. La mette dentro per Immobile, che si gira. Personalmente avrei stoppato, avrei cercato un tiro di destro, ragazzi, fa tutta questa cosa frettolosa. La palla sfila ed esce, inciampa, non so cosa gli sia successo a Immobile, la palla che comunque non è poi così tanto pericolosa per la difesa dell'FC Roma, esce tranquillamente sul fondo. Sesto minuto, palla dentro per Mertens, a rimorchio João Pedro, che con un sinistro siderale mette già in vantaggio la sua squadra, sblocca la partita dopo appena 6 minuti e mezzo. L'attaccante del Cagliari, originalmente del Cagliari, assist di Mertens, che nella partita precedente era entrato senza essere così influente sul match, che comunque non era già messo così bene, e fa 1-0 per l'FC Roma, primo gol in campionato, e si porta momentaneamente a 3 punti. Si porta a 3 punti, quindi al terzo posto in classifica, lasciando lo Squarta Praga a 1 punto. Qua la risultanza di João Pedro, ragazzi, la seconda maglia della Roma, è qualcosa di veramente fenomenale qua dell'anno scorso. Adesso si va al 17° minuto. Qua Mkhitaryan approfitta di una scivolata di Adebor. Mirante compie un mezzo miracolo e manda la palla in angolo. È vero che poteva incrociare Mkhitaryan, invece ha scelto il primo palo.
Mirante si sdraia e con i piedi la manda in corner. Si avanti, 34esimo, Mertens. Mertens sostanzialmente da solo, destro, Szczęsny la manda in angolo. Comunque, ragazzi, vi dico già che Szczęsny farà un'ottima partita. Cioè, non vi dico quanto finirà perché tra poco lo vedrete. Ma Szczęsny fa una grandissima partita. João Pedro al cross dentro. Koulibaly con un braccio. Calcio di rigore per l'FC Roma. Fallo di KK26. Allora, rivederlo, ragazzi. Assurdissimo. Già, non ho ben capito il motivo di questo fallo. Comunque, calcio di rigore. Va a batterlo Veretout, che a differenza di Milan-Roma lo sbaglia. Szczęsny para il calcio di rigore. Veretout che l'ha segnato appunto alla quinta giornata di campionato contro il Milan, e invece si vede sbagliarlo in la giornata odierna contro appunto lo Squarta Praga. Non molla però, palla dentro, Mertens di destro, ancora Szczęsny in angolo che le sta veramente prendendo tutte, il portiere della Juventus, diciamo così. Qua ancora adesso i Mertens che ci prova un'altra volta e la palla in angolo. Comunque conserva il proprio vantaggio l'FC Roma. A recupero un sostanza scaduto, fa dentro Mertens per Barella, destro, questa volta fulmina Szczęsny anche da distanza piuttosto ravvicinata. E il centrocampista dell'Inter che non era riuscito a segnare la partita scorsa con un tiro assurdo al volo da fuori area, con conseguente miracolo di Handanovic, riesce a segnare il gol del 2-0 e a mettere in sostanza in discesa la partita. È quello che non ha fatto il Milan contro lo Sparta Praga. A segnare verso la fine del primo tempo il gol del 2-0 e mette la partita in discesa. Detto questo, ragazzi, esultanza di Barella, centrocampista dell'Inter, che ha acquistato veramente per pochi milioni perché fa parte di quella cerchia di giocatori presi ormai quando le squadre le hanno fatte, e penso che comunque ci abbia fatto un grosso guadagno prendere un centrocampista così, che comunque è un giocatore che fa quasi sempre bene. Qua si va all'intervallo alla Borussia Arena, Borussia Park, scusate. Per quanto riguarda gli stadi, ragazzi, ho deciso di mettere gli stadi in ordine alfabetico, ve l'avevo già spiegato nel video precedente. Mettere gli stadi in ordine alfabetico così da cambiare sempre location, cambiare sempre orario, cambiare sempre condizione meteorologica per non essere ripetitivi, anche perché questi due di andata e ritorno andranno in scena 3 volte e mezzo in tutto il campionato. Tanto qua, 58esimo, cross di Szczęsny, ci prova Veretout, ancora Szczęsny, scusate, cross di João Pedro. Sto andando rimatto perché 20 minuti che parlo ininterrottamente. De Paul, 69esimo, dentro per Immobile, si rifà viva l'attaccante l'attacco dello Squarta Praga. Mirante che para. 72esimo, Mkhitaryan dentro per Immobile. Mirante la manda in angolo. Sta provando lo Squarta Praga a riaprire momentaneamente la partita, ma Mirante li sta facendo trovare tutte le porte chiuse. Ancora 80esimo, De Paul per Castrovilli di sinistro. Mirante senza, veramente senza apparenti problemi. Intanto è entrato Morata. Boga dentro direttamente tra le braccia di Szczęsny. Squadra di Szczęsny, di Mirante. Calhecon che è entrato anche lui. Va il cross dentro, Mirante, senza problemi. Mirante adesso 4 parate di fila. E mi sa che arriva anche la quinta su Morata, esatto. All'89esimo Morata sciupa l'occasione per almeno fare il 2-1. Bellissimo l'assist di Immobile, la posizione era anche regolare dell'attaccante della Juventus. E ragazzi, devo dire, prestazione dei due portieri veramente assurda. Uno che comunque perde ma para un rigore, e uno che vince. Aggiornamento classifica, Stombira ci saluta a 4 punti, FC Roma a 3 punti, raccattati Squarta Praga a 1 punto, Blaugrana a 0 punti, che ovviamente deve ancora giocare dopo la sconfitta per 3-2 contro la C Salute dell'episodio scorso, che vi invito, ragazzi, ad andare a vedere. Dovrebbe essere Barella appunto la nuova partita, da quel che ci fa vedere la grafica, e la partita finisce 2-0 per l'FC Roma, che conquista i primi 3 punti, però mantiene comunque la sua media, la sua differenza reti al di sotto dello 0 perché ha perso 3-0 nella partita scorsa.
al Signal Iduna Park, anzi che ha cambiato nome BVB Arena, BVB Stadion Dortmund, prima era Westfalenstadion, va in scena Blaugrana contro i raccattati. Esordio in campionato anche per i raccattati dopo il punto a tavolino preso contro lo Sparta Praga insomma, nel match precedente. E ragazzi, ecco qua i Blaugrana che dal prossimo episodio vestiranno un'altra maglia. Anzi, anche i raccattati dal prossimo episodio vestiranno una casacca diversa. Il prossimo episodio, ragazzi, che tanto vi approfitto per dirvelo, avevo la pagina aperta, non so perché l'ho chiusa qua sul Mac. Vedrà la mia ci salute contro lo Sparta Praga, insomma, in sostanza un big match. E vediamo se riesco anche a dirvi le altre partite. Roma, FC Roma raccattati e Aston Villa Blaugrana, ragazzi, Aston Villa Blaugrana sarà un match veramente assurdo. Sarà un match, tra l'altro, ragazzi, che vedremo anche in settimana, ma nella realtà. E poi vi spiegherò perché, anzi, lo spiegherò nel prossimo video. Blaugrana che vanno in panchina con Golini, Arthur, Correa, Ramirez, Malinovskyi, Iličić e Koladov. Titolari: Meret, Acerbi, Spinazzola, Tomiyasu, Fabian, Luis Alberto, Pellegrini, Kulusevski, Lammers, Zlatan Ibrahimovic e Paulo Dybala. Correa che era titolare nella partita scorsa, parte dalla panchina. Ecco la foto di gruppo dei Blaugrana. Adesso andiamo a vedere la formazione dei raccattati, ragazzi, che esordisce in campionato e finalmente potrete assaporare la formazione, appunto, raccattati, perché sono quelli che sono rimasti svincolati dopo l'asta, che sono quelli del ragazzo che si è unito dopo. Intanto vanno in panchina con Musso, Montipò, Letizia, Caicedo, Vlahovic, Romero e Di Lorenzo. Titolari: Cragno, Radu, Biraghi, Colley, Lazovic, Betancur, Kuzka, Zaccagni, Kwame, Lasagna e Gabbiadini. Sono, diciamo, giocatori che hanno il valore più alto e che sono rimasti svincolati. Comunque, ragazzi, si è preso un pezzo a 90 come Nainggolan. Al sesto minuto, Pellegrini, sinistro, Cragno, blocca. Già si fa sentire i Blaugrana, si fanno già sentire. 27esimo, dentro, Kulusevski, la passa per Ibra, che si gira di sinistro, batte Cragno e fa 1-0. Primo gol in campionato per Zlatan Ibrahimovic, che non era riuscito a segnare contro la Cisalute nella partita scorsa, ma era comunque riuscito a fornire l'assist per Correa. Ragazzi, andate a vedere il video per vedere gli highlights e cose varie. Continuo veramente a propinarvelo finché non ci andate veramente. Zlatan, che ovviamente non può passare un campionato a secco di gol, è appunto sia in realtà che qui si è già fatto sentire. Ovviamente sulla carta questa partita, ragazzi, non ha molto da dire, non c'è tanto, c'è molta differenza, appunto, non c'è tanto paragone tra le squadre. Però comunque i raccattati si fanno vedere al 29esimo con Meret che tocca smanettare via una palla. 34esimo, Ibra di tacco per Pellegrini, anzi di suola per Pellegrini. 2-0 per i Blaugrana, che già fanno capire di avere serie intenzioni appena dopo il fischio d'inizio. Pellegrini, centrocampista della Roma, che fa appunto anche lui il suo primo gol in campionato e porta la sua squadra già con la differenza reti a più 1, perché avendo perso 3-2 e vincendo adesso 2-0 si porta già con 4 gol attivo e 3 al passivo. Ragazzi, ma siamo solo al 34esimo, quindi questo è un invito a continuare a vedere questa partita, perché è la più, secondo me, emozionante di tutte quante. Metto sempre la mia squadra che gioca per primo: 1 perché lo dice l'app, 2 perché il video è mio, ragazzi, quindi ci mancherebbe altro. 2-0, ragazzi, al 35esimo. E adesso 41esimo, Luis Alberto, Luis Alberto, Luis Alberto, pala dentro per Lammers, che fa al 41esimo 3-0, primo gol anche per Sam Lammers, attaccante dell'Atalanta, che tra l'altro un povero ragazzo aveva anche messo titolare. Ma l'Atalanta ha deciso di perdere 3-1 con la Sampdoria, quindi, diciamo, tutto è inutile e io sto con lui, perché io avevo messo Papu Gomez, che comunque anche quando l'Atalanta perde è tra i migliori in campo. Primo gol anche di Lammers,
in questo campionato. E sicuramente, ragazzi, giocatore secondo me molto forte, che ne farà sicuramente altri, tra l'altro molto giovane. Diventerà secondo me un pioniere, come dice Massa, dell'Atalanta. 43esimo, 3-0. Vediamo se c'è tempo per un altro gol. Recupero Ibra dentro per Luis Alberto che di sinistro fulmina Cragno e fa 4-0. Non è ancora finito il primo tempo. Partita con maggiore scarto di gol, ragazzi. Non è ancora finito il primo tempo. E adesso, soprattutto con questo gol, Luis Alberto si porta insieme a Lukaku della CSalute in testa alla classifica marcatori. Si porta a testa la classifica marcatori e ragazzi, vediamo se qualcuno lo raggiungerà da qui a fine partita. Ragazzi, c'è ancora un tempo intero da giocare. Eccolo qua, Luis Alberto. Ora si dovrebbe teoricamente andare a riposo, se non vado errato. Vediamo, vediamo. Appunto, si va a riposo sul 4 a 0 per i Blau. Gragna, ragazzi, che stanno veramente rovinando l'esordio a questi raccattati che giocheranno contro l'FC Roma la prossima partita. Insomma, in casa dell'FC Roma, mi pare. Appunto, giocheranno fuori casa, in casa dell'FC Roma, insomma. Avranno una partita molto tosta. 52esimo, Gabbiadini si fanno vivi raccattati. Gabbiadini con questo pallonetto, Meret non ha assolutamente problemi. 54esimo, Fabian dentro, Cragno c'è. Si sporca i guanti in sostanza per la prima volta in questa partita. Palla dentro di Fabian per Pellegrini che non so, dare l'equilibrio. Si perde l'equilibrio in sostanza e la palla va fuori neanche di tanto. 60esimo, Arthur dentro per Luis Alberto che fa doppietta. E va primo nella classifica marcatori dopo il gol. 40% lui, 60% di De Vrij con la schiena. Nella partita precedente che vi invito ad andare a vedere, ragazzi, continuo a dirvelo. Luis Alberto che col gol della giornata 4 e con questo gol si porta addirittura a 3 gol in 2 partite e domina la classifica per ora marcatori. Fa 5-0 in sostanza in neanche 60 minuti. I Blaugrana. E adesso, ragazzi, la partita comincia veramente, se non lo era già, ad avere un senso unico. Ma unico, che più unico non c'è. 5-0. E adesso si va al minuto 68. Arthur dentro per Zlatan Ibrahimovic. Che di lì, ragazzi, penso un giocatore come lui non fallisca mai. Neanche in questa occasione. 68esimo, 6-0, ragazzi, manca più di 20 minuti alla fine della partita. 6-0 di Zlatan Ibrahimovic, che si porta anche lui a 2 reti in campionato e agguanta Lukaku al secondo posto. Poi Perisic, Correa, Quagliarella, Caputo, Faraoni, Gomez, Vidal, Bennacer, Gosens, Pio Pedro, Barella, Pellegrini, Lammers e compagnia varia. Porta ormai, penso che su 6-0 al 68esimo si possa tranquillamente dire che sono 3 punti tranquilli e beati per la squadra del mio amico Christian Blaugrana, ha detto il suo cognome. C'è ancora tempo al 78esimo per questa punizione di Paulo Dybala, che non mi ricordo esattamente come va a finire, quindi assisterò in diretta. Parte il tiro di Dybala e Cragno si sporca i guanti e evita il 7-0. Dybala va dentro per Malinowski. E qua c'è un calcio di rigore che, assurdo veramente, come quello della partita precedente, non si capisce perché sia rigore questo. Fallo di Colley. Fallo di Colley e calcio di rigore per il Blaugrana. Sì, sgambetto, non cade nemmeno. Rigore dubbio, insomma, come quelli dati in Milan-Roma, niente di nuovo. Va Dybala dagli 11 metri. Va Dybala dagli 11 metri contro Cragno, che resta immobile e viene battuto per il 7-0 all'80esimo
Tra tutti i marcatori mancava proprio Paolo Dybala, che era entrato, mi pare, nella partita precedente. Mi pare di sì. E fa 7-0. Belgrande che comunque porta a 9 i propri gol segnati. Il miglior attacco del campionato, ragazzi. Probabilmente anche avessi giocato una partita sola, sarebbe il miglior attacco del campionato. E con i 3 subiti porta a differenza reti a più 6. Purtroppo, ragazzi, raccattati in qualità, appunto, di raccattati, li ho molto nel cuore, purtroppo, ragazzi. Dybala fa il 7-0. Vediamo se ci sono altre occasioni. All'83esimo, Bentancur, destro, Meret. Si fanno vivi, sono state tre occasioni, hanno avuto tutta la partita. Dybala dentro, verso il nome che è Correa, che è intanto entrato, ma c'è posizione regolare dell'attaccante della Lazio. No, proprio tiro sbagliato e buttato in calcio d'angolo. Pensavo ci fosse posizione regolare, invece, da come appunto è stato fermato il gioco, pareva di sì. 93esimo, Dybala dentro per Correa che si gira, cranio lo disturba e manda in calcio d'angolo. Almeno credo debba essere calcio d'angolo. Vediamo l'ultimo tocco. No, forse rimessa dal fondo. Forse rimessa dal fondo. Dopo 4 minuti e 4 recuperi, ragazzi, la sofferenza dei raccattati finisce qui. Buon per loro che tra l'altro dovranno poi affrontare la Roma. Aston Villa ci saluta a 4 punti, Blaugrana a Roma, FC Roma 3 punti, Squadra Praga raccattati a 1 punto. Quelli che non hanno giocato la giornata scorsa, ragazzi, si ritrovano con la sconfitta questa. Prossimo turno, ragazzi, prossima settimana. A ci salute. Contro Squarta Praga, FC Roma contro Raccattati e Aston Villa Blaugrana, ragazzi, con le nuove formazioni. Quindi, ragazzi, mi raccomando, andatele a vedere. Non perdetevi, seguite la serie, iscrivetevi, mettete la campanella, ragazzi, fate tutto quel che volete perché non vi meritate veramente di perdervi niente di quel che esce da questo canale. Detto questo, ragazzi, vi ringrazio, lasciate like, iscrivetevi come sempre e ci vediamo sicuramente con altri video, ma comunque la settimana prossima con la sesta giornata di Serie A, molto intensa, dove anch'io, anche questa volta, rischierò di rimanere senza portieri, si stracoscia, non gioca. Ciao a tutti, ragazzi, e grazie.